Una volta pensavo non tornerò mai più ad Auschwitz. Poi ci siamo tornati una prima volta proprio con Marcello Pezzetti perché abbiamo testimoniato per il CEDEC. E lì è stata, non dico una delusione per l'amor del cielo, però non era la Birkenau che noi ricordavamo. Siamo andate lì che era tra maggio e giugno, sì, maggio, e faceva un caldo bestiale, con l'erba alta così, le margherite quelle selvagge, così. Quindi ho avuto l'impressione di trovarmi in un campo profughi, perché le baracche esternamente, quelle mattoni, sono mantenute bene, insomma, le hanno. Quindi non è stata una cosa così terribile. Invece lo è stato. Con la Toscana, la prima volta con la Toscana a gennaio. Quando c'è stato l'anniversario dei 60 anni? Sì. Nel 2005, che siamo andate con la regione Toscana a Birkenau. Che cosa accadde? C'era la neve. E allora lì è scattato veramente una cosa molto forte.